Oggi sono entusiasta di portarvi a vedere forse una delle abitazioni più belle che ho avuto la fortuna di curare quest'anno. Sono anche un po' emozionata, devo ammetterlo. È stato un lavoro intenso che ho curato in collaborazione con l'architetto Rizzato ed Altoso e che ci ha portato a questo attico meraviglioso che adesso vi accompagniamo a vedere. Siamo all'interno dell'abitazione e appena entri in questa abitazione non puoi non notare l'arte e la cultura che ci abbraccia e che ovviamente rispecchiano i committenti che vivono all'interno di questo bellissimo attico. E una cosa che voglio farvi notare è proprio questo meraviglioso pavimento in legno che abbiamo scelto per loro e con loro, che ha il potere di allargare la stanza, di impreziosirla e ha delle colorazioni che virano dall'arancio al rosso, al nocciola ed è una spina ungherese che valorizza tantissimo, secondo noi, proprio l'arte e la cultura di questa stanza. E questo è il bagno padronale, un altro bagno dove l'emozione ti avvolge, insomma io sono veramente colpita dal risultato. Anche qui abbiamo progettato tutto su misura. Vi faccio notare un dettaglio preziosissimo che è la rubinetteria Black Diamond in acciaio, un gioiello. Entriamo in cucina, tavolo su misura, cucina su misura. Della cucina è molto bello questo dettaglio, secondo me, dei forni che sono nascosti all'interno di queste pareti che scorrono. Si è scelta una cucina laccata opaca bianca perché con questo tipo di pavimento sono molto belli i contrasti, quindi il bianco e il nero, perché valorizzano ancora di più il nostro pavimento. Un'altra parte meravigliosa di questa abitazione è l'altra terrazza, dove facciamo le feste. Qui ieri sera erano in 40, hanno fatto una festa di benvenuto. Vi faccio vedere anche qui la scenografia, il verde, l'utilizzo dell'arredamento e il nostro pavimento, che è un pavimento in gres, che è stato posizionato su dei piedoni rialzati.